Benvenuti e benvenute carissime amiche e perché no carissimi amici di Coppia dei Campioni alla terza puntata delle regole del calcio secondo le donne. Di cosa parleremo quest'oggi? Parleremo di possesso palla e di come sia di vitale importanza per l'uomo, per i giocatori, questo. Come se fosse avercelo più lungo rispetto a un altro, essere più alto rispetto a un altro, più muscoloso, è la stessa cosa. Quindi il possesso palla, che già lo dice la parola, è chi detiene più, per più tempo il pallone in campo, in un campo da gioco. In questo caso il calcio. Quindi noi ci rapporto, poi ci sono squadre che non gliene frega nulla, vedi il Parma che ha un possesso palla decisamente basso eppure in classifica è messo abbastanza bene, quindi non è detto che poi però il possesso palla in campo rappresenti i risultati finali di partita. Quindi uno può avere poca palla e poi vincere, no? Avere più incisività sotto porta, quindi non è detto. Però è di importanza considerevole, no? Detenere il pallone, perché poi quando ti fai i confronti, no? Puoi dire, ma io avevo più tempo la palla, eccetera, no? Tu non hai visto il pallone. Prove di questo genere, quindi possesso palla fondamentale o no, bisogna capire se questo è importante, però è una di quelle cose in cui solitamente le squadre si confrontano, no? Cercano di migliorare per far sentire la propria presenza in campo, al di là poi del risultato finale. Quindi penso che sia stato abbastanza esaustivo. Se avete delle altre domande, mi raccomando, scrivetemele, chiedetemi di che cosa volete parlare o di cosa vi interessa imparare nozioni sul calcio in una maniera molto easy. Quindi mi raccomando, scrivetevi, commentate e mi raccomando. Anche lì, come la storia dell'avercelo più lungo, non è detto che poi il risultato migliore sia, no? Non lo so, chiedo a voi donne, fatemi la vostra rubrica, mi raccomando, sono curioso delle vostre aneddoti, delle vostre esperienze. Pay attention ai commenti, potrebbero arrivare risposte interessanti.